La letteratura può creare indipendenza nei Bakuchani. Il verbo leggere non sopporta l'imperativo. Gianni Rodari. Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine. Virginia Woolf. Che altri si vantino delle pagine che hanno scritto. Io sono orgoglioso di quello che ho letto. Jorge Luis Borges. Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che l'autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira. J.D. Salinger. Libro sogna. Il libro è l'unico oggetto inanimato che possa avere sogni. Ennio Flaiano. Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge, avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito. Perché la lettura è una immortalità all'indietro. Umberto Eco. Vogliamo conoscere il senso dell'esistenza? Dobbiamo aprire un libro. Là in fondo, nell'angolo più oscuro del capitolo, c'è una frase scritta apposta per noi. Pietro citati. I libri sono stati i miei uccelli e i miei nidi, i miei animali domestici, la mia stalla e la mia campagna. La libreria era il mondo chiuso in uno specchio. Di uno specchio aveva la profondità infinita, la varietà e l'imprevedibilità. Jean Paul Sartre. Alcuni libri devono essere assaggiati, altri mangiati e alcuni, rari, masticati e digeriti. Francesco Bacone. Ogni volta che si legge un buon libro, in qualche porta del mondo una porta si apre per lasciare entrare più luce. Vera Nazaria. Entrai nella libreria e aspirai quel profumo di carta e magia che spiegabilmente a nessuno era ancora venuto in mente di imbottigliare. Carlos Ruiz Zafón. Il mio corpo sulla terra, il mio spirito nelle nuvole, e tutti e due dentro un libro. Robert Sabatier. Per me, il pane, visto che metto il pane, è vita. Però anche i libri, è cibo per la mente, e fa molto bene anche. Anche se qualcuno una volta disse che con la cultura non si mangia, invece secondo me si mangia. Come si mangia? Si mangia anche bene. Già nella vetrina della libreria hai individuato la copertina col titolo che cercavi. Seguendo questa traccia visiva, ti sei fatto largo nel negozio attraverso il fitto sbarramento dei libri che non hai letto, che ti guardavano accigliati dai banchi e dagli scaffali cercando di intimidirti. Ma tu sai che non devi lasciarti mettere in soggezione. Che tra loro si estendono per ettari ed ettari i libri che puoi fare a meno di leggere, i libri fatti per altri usi che la lettura, i libri già letti senza nemmeno bisogno di aprirli, in quanto appartengono alla categoria del già letto prima ancora dell'essere stato scritto. E così superi la prima cinta dei baluardi e ti piomba addosso la fanteria dei libri, che se tu avessi più vite da vivere, certamente anche questi li leggeresti volentieri. Ma purtroppo i giorni che hai da vivere sono quelli che sono. Con rapida mossa li scavalchi e ti porti in mezzo alle falangi dei libri che hai intenzione di leggere, ma prima ne dovresti leggere degli altri. Dei libri troppo cari che potresti aspettare a comprarli quando saranno rivenduti a metà prezzo. Dei libri idem come sopra quando verranno ristampati nei tascabili. Dei libri che potresti domandare a qualcuno se te li presta. Dei libri che tutti hanno letto, dunque è quasi come se li avessi letti anche tu. Sventando questo assalto, ti porti sotto le torri del fortilizio, dove fanno resistenza i libri che da tanto tempo hai in programma di leggere. I libri che da anni cercavi senza trovarli. I libri che riguardano qualcosa di cui ti occupi in questo momento. I libri che vuoi avere per tenerli a portata di mano in ogni evenienza. I libri che potresti mettere da parte per leggerli magari quest'estate. I libri che ti mancano per affiancarli ad altri libri nel tuo scaffale. I libri che ti ispirano una curiosità improvvisa, frenetica e non chiaramente giustificabile. Ecco che ti è stato possibile ridurre il numero limitato di forze in campo a un insieme, certo molto grande, ma comunque calcolabile in un numero finito, anche se questo relativo sollievo ti viene insidiato dalle imboscate dei libri letti tanto tempo fa, che sarebbe ora di rileggerli, e dei libri che hai sempre fatto finta di averli letti, mentre sarebbe ora che decidessi a leggerli davvero. Italo Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore.